e benvenuti in un nuovo video. Mega, fatti vedere che sei bellissimo. Come ben sapete, Valentino purtroppo si è infortunato, dovrà star fermo 2 mesi per questo strappo. Se non lo sapete molto male, andatevi a rivedere video, storie di Instagram, eccetera. E quindi stiamo facendo delle monte per non fermarci del tutto con i cavalli della scuola, comunque i cavalli che ci sono qua nel maneggio. E lui è mega hit. Cosa fate oggi? Un po' di lavoro in piano? Oggi sì, piano. Io al momento faccio solo piano, perché ho ripreso da poco e quindi con calma, step by step. Mentre Gabri monta, vado un attimo a vedere che cosa sta combinando Valentino ed è lì bello felice che scorazza nel paddock con i suoi amici. L'ho anche beccato a bisticciare con uno dei suoi amici, che di solito sono super in sintonia, ma oggi si vede che si stavano antipatici. Allora, lo acchiappo dal paddock e come vedete, la situazione è abbastanza impegnativa. Decido di portarlo alla doccetta interna così che posso utilizzare anche l'acqua calda. Almeno non si prende un gelone. Utilizzo l'acqua tiepida, anche se ci vedete un sacco di fumo intorno ai piedini, è perché fa veramente freddo. E ovviamente gli cerco di bagnare solamente lo zoccolo, non la parte dove appunto c'è il pelo, almeno non prende freddo. Dopo aver pulito bene i piedini, lo riporto dentro, gli tolgo tutte le coperte. Lui attualmente ne utilizza 3 e per la temperatura di adesso va benissimo, non lo trovo mai sudato e mai infreddolito, quindi è perfetto. E ovviamente lo spoglio sia per controllare come è messo fisicamente, sia perché voglio fare una passeggiata con lui da sella, quindi lo devo preparare. Allora, per quanto Sì, riguarda il un grasso, non è che abbia messo su molto grasso in questa settimana, forse un pochino sulle costole. Invece per quanto riguarda il muscolo della natica vedo un leggero miglioramento. Questa invece è una foto di settimana scorsa. A me sembra che il lato destro sia un filino più gonfio rispetto a una settimana fa. Non so se io mi stia autoconvincendo, ma spero che effettivamente sia così. Dopodiché ovviamente comincio a pulirlo perché non voglio tenerlo troppo fuori per non fargli prendere freddo ovviamente. Lui sta anche facendo delle terapie, un po' di fisioterapia, e praticamente fa dei massaggi nella zona in cui ha lo strappo e devo dire che si sente molto, il muscolo molto meno teso e lui aveva dei veri e propri grumi in quella zona e l'ho tastato stasera, invece lo sento molto libero, quindi sono super contenta. Lo vedo anche meno dolorante perché prima appena mi avvicinavo al posteriore andava subito sulla difensiva, andava in ansia che aveva paura che lo toccassi o gli facessi qualcosa, invece lo vedo più sereno. Qua facciamo una bella passeggiatina, ovviamente a 300 all'ora come piace a Valentino e devo dire che è stato bravissimo perché lui in realtà stra Che tanto paura che delle non ti moto e invece è convince. stato super. È una moto. Bravo! Un giorno avresti fatto una fuga. Vero? Invece sei stupendo. Un campione.